amici, si legge dappertutto che saranno 5 milioni gli italiani influenzati. Sembra che quest'anno i malanni di stagione ci colpiranno soprattutto a dicembre. Come fanno a saperlo prima? Misteri della scienza. A noi interessa come usare al meglio i rimedi naturali e omeopatici in vista dell'influenza. Per prima cosa è importante riconoscere i sintomi. Sono i classici brividi di freddo, dolori alle ossa e ai muscoli, eventuali febbre, raffreddore, mal di gola, scarso appetito e anche nausea, episodi diarroici, stanchezza cronica. Il virus dell'influenza attacca il sistema respiratorio per via aerea, attraverso tosse, starnuti o semplicemente parlando con gli altri. Un buon consiglio è lavare le mani spesso perché possono toccare oggetti contaminati dalle secrezioni salivari. Attenzione! L'incubazione dura qualche giorno, mentre l'influenza in genere dura da una settimana circa fino a 15 giorni, se contiamo i sintomi minori di tosse e raffreddore. Cosa consiglia l'omeopatia per limitare l'influenza? 1. Brionia, per l'influenza da raffreddamento con dolori alle ossa. 2. Belladonna, contro febbre serale e mal di gola anche a deglutire. 3. Arsenicum, contro influenza con bruciore di stomaco e di gola. 4. Eupatorium, contro la febbre con brividi, dolori articolari e muscolari. 5. Apis, contro la febbre con mal di gola forte e dolori erranti. I rimedi omeopatici elencati sono indicativi e vanno assunti dopo aver consultato un medico omeopata. L'indicazione generale comunque è di assumerli a diluizioni basse, come 5 e 9 CH, se necessario più volte al giorno in base alla situazione. In ogni caso, come dico sempre, la prevenzione è il miglior rimedio naturale. Il sistema immunitario va mantenuto forte durante tutto l'anno, soprattutto nei momenti più delicati come i cambi di stagione. La vitamina C è in cima al podio, contenuta in molti cibi come arance, limoni, spinaci, uva, ribes, bacche di goji, kiwi, mango, rucola. La vitamina C, oltre ad avvantaggiare il sistema difensivo, è un antiossidante in grado di contrastare i radicali liberi. Anche datteri e frutta secca sono ricchi di vitamine e minerali. L'infuso di zenzero, miele e limone rinforza le difese immunitarie, sia prima che durante l'influenza. E poi tosse, mal di gola e raffreddore trovano parecchi ostacoli se affrontati con timo, eucalipto, menta e tea tree sotto forma di oli essenziali. Per vedere tanti altri video sui migliori prodotti naturali basta iscriversi al canale, è facile, con un click così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Allora, buon inverno a tutti, vivi consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!